Castra al-Yahud si trova a 10 km ad est di Gerico ed è il luogo che fa memoria del battesimo ricevuto da Gesù nel Giordano per mano di Giovanni Battista. Il fiume taglia il territorio del sito in due parti politicamente distinte. Infatti il Giordano funge da confine tra Israele a ovest e la Giordania ad est. L'antico complesso architettonico dedicato al sito del battesimo di Cristo si estendeva nell'area sorgiva sulla riva orientale del Giordano. Direttamente nel fiume si estende il luogo del battesimo, in arabo al-Maqdas, letteralmente immersione. La memoria di questi episodi della vita di Gesù in questo tratto di fiume risale ad almeno al VI secolo, in quanto questo luogo veniva già indicato sulla mappa di Madaba. Il luogo sulla sponda ovest è conosciuto con il nome arabo di Castra al-Yahud, ovvero Castello degli Ebrei, probabilmente a ricordo del passaggio degli israeliti in arrivo nella Terra Promessa proprio in questa zona. Prima di arrivare al sito, la strada scende ulteriormente verso il Giordano e si entra in quella che fino a pochi anni fa era considerata la terra di nessuno. Infatti, su entrambi i lati della strada si vedono le rovine delle cappelle e dei conventi appartenenti alle diverse confessioni, come per esempio il convento francescano e i resti del monastero greco-ortodosso del precursore, Prodromos, dedicato a San Giovanni Battista, con cripta di epoca bizantina. Nel 1968, infatti, dopo la Guerra dei Sei Giorni, la zona era stata chiusa e i cristiani delle diverse chiese avevano dovuto abbandonare questi luoghi, potendosi recare al sito del battesimo solamente una volta l'anno e a turno. Dal 2011 il sito è di nuovo accessibile e aperto a tutti. E a partire dal maggio del 2018, l'esercito israeliano, insieme all'ONG Halo Trust, hanno iniziato un processo di sminamento dell'intera area. A maggio del 2019, un'operazione congiunta ha visto la detonazione contemporanea di 900 mine, realizzando così la più grande singola esplosione di tutto il processo di sminamento del sito. Dopo all'incirca 2 anni e all'incirca 6.500 mine trovate, il sito del battesimo è stato finalmente dichiarato dopo 53 anni senza mine.